Io non so se l'ultima osservazione di Renato voleva essere, diciamo, una cortese rivalutazione della esperienza attuale di Fondazione Comunista. Non credo, e quindi, diciamo, mi permetto di dire che, diciamo, a spanne così sono un po' più d'accordo con, diciamo, quanto detto da Alvo che non con la sua osservazione. Al di là delle battute, io avrei due domande da fare. Una ad Albertina e l'altra a Gio. Allora, la prima riguarda questa questione. Tu prima facevi riferimento a una vicenda editoriale relativa alla pubblicazione dell'antologia della pagina di Ramsci. Antologia curata da Ferrata e Gallo, che si ferma ai primi due volumi proprio perché contestualmente parte sostanzialmente il progetto dell'edizione critica che poi sarà curato, come sappiamo, da Giordano. Quello che mi pareva sottolineare anche in relazione, ecco, la domanda è chiaramente se puoi fornire qualche elemento in più per capire come avviene, diciamo, la transizione dal progetto, diciamo, appunto dell'edizione Ferrata Gallo a quello poi dell'edizione critica, che è anche un cambiamento di riferimento dal punto di vista editoriale. La prima esce Il Saggiatore, l'edizione critica, come sappiamo, esce con Enami. Tra l'altro, questo era quello che volevo dire anche in relazione alla bellissima relazione di Chiara. E proprio, diciamo, nella presentazione e nella pubblicazione dell'antologia delle prime pagine che le note relative al molecolare, sia quelle, diciamo, dei quaderni, sia quelle delle lettere, avranno una loro prima pubblicazione, tanto che Togliatti nel recensire l'antologia con il 64 sottolineerà proprio l'importanza di questo elemento di novità. E quindi, diciamo, questa era la prima domanda. La seconda era invece una riflessione che ho fatto ascoltando la relazione di Gio. E a partire proprio da, anche qui cito prima Chiara, quella che potremmo chiamare la cointeressenza fra la teoria della personalità, la teoria della conoscenza e la teoria della trasformazione in Gramsci, anche per come le legge Valentino Gerardana e, diciamo, per la chiave di lettura che Valentino Gerardana fornisce della propria edizione critica, mi sembra un punto fondamentale. Provo a spiegarmi meglio. Noi abbiamo posto al centro del convegno la citazione lanciata, il riferimento al filosofo democratico, che non è nella riflessione appunto di Gerardano un elemento accessorio, non è un elemento accessorio perché nell'interrogarsi, diciamo, sul carattere frammentario a causa di forza maggiore o a causa, diciamo, di una come dire, analogia fra forma e contenuto dei quaderni, Gerardano sottolinea moltissimo appunto la qualità dialogica del ritmo del pensiero del filosofo democratico. E allora a me sembra che questo sia un punto che vada rimarcato con questa ottica, cioè è come se tu prima dicevi oggettivo più politico. Io penso che non userei la parola oggettivo perché in Gramsci è, l'oggettivo è il frutto di una lotta per l'oggettività, e non a caso Gramsci usa specialista più politico. Ma a me sembra che, diciamo,
anche qui ci sia una relazione strettissima fra come Valentino Leone Gramsci e la Valentino Gerratano, se non per qualcuno mi dice che sono imprecisa, come Valentino Gerratano legge Gramsci è la genesi dell'edizione critica, perché quello che risulta centrale è esattamente la tensione nella sua organicità e, diciamo, il frammento come elemento del processo, del ritmo del pensiero in più. E questo è quello che non si può considerare dato meramente esteriore nella lettura dei quaderni, proprio perché attiene in maniera, diciamo, politica e istitutiva alla modalità del Gramsci, il trasformarsi del pensiero. Quindi io credo che in questo, diciamo, nella necessità di rappresentare questa modalità di formarsi del pensiero in maniera, diciamo, riflessiva o autoriflessiva dei quaderni, che in questo possa consistere in qualche modo la analogia, chiamiamola così, di Gerratana a una tematizzazione e quindi a una sistematizzazione del pensiero gramsciano che in qualche modo è lo più